so salty. I'll still think about it. Okay. Secondo appuntamento di Pillole di Gioia, pagine di sport. Iniziativa di cultura editoriale e sportiva promossa dal sito La Città di Isaura, promosso e ideato da Luciano Minerva e da WISP Nazionale, la redazione di WISPress. Quest'oggi parliamo di Gianni Roddari insieme a Ilaria Capanna, scrittrice e collaboratrice della rivista Left. Buon pomeriggio, Ilaria. Buon pomeriggio a voi tutti e tutte. Allora, Gianni Roddari, oggi è una data importante, anche se un po' triste, perché il 14 aprile 1980 Gianni Roddari, giovanissimo, appena sessantenne, dico bene, Ilaria? Sessantenne. Era il momento nel quale Gianni Roddari era a Roma, collaborava con Paese Sera, si firmava Benelux nella prima pagina di Paese Sera, ma alle spalle aveva un'esperienza unica di scrittore, premio Andersen per l'infanzia, unico scrittore italiano e pedagogista che per lui è stata molto molto importante. Ilaria Capanna, ecco, e tu come hai conosciuto Gianni Roddari, te che sei giovanissima? Sicuramente con filastrocche storie dall'infanzia, dagli anni della scuola elementare. Ero una bambina che frequentava la scuola Collodi al Trullo e quei temi, insomma, quella poesia civile, anche ovviamente da bambina non completamente chiara, con l'idea di poter sognare sempre in grande, di quel valore, insomma, dell'umanità, la pace, l'idea che non dovevano esserci guerre. Poi, finite le scuole elementari, ovviamente si diventa più grandi, un po' si dimentica forse, o si vuol dimenticare, si pensa ad altro. Negli anni di studi dell'università, dovevo dare la tesi e Roddari è ritornato. Era il 2010, era il novantenario dalla nascita, ma è tornato un po' per caso e decisi di scrivere la tesi. Da lì si è aperto tutto un mondo, perché io non ho solo riconosciuto Roddari della mia infanzia, quello che avevo potuto conoscere attraverso filastrocche storie alle elementari, ma un Roddari giornalista, un Roddari attivo nella politica, un Roddari che forse si conosce ancora troppo poco. È importante, speriamo proprio in questo centenario, in quest'anno, di poterlo far conoscere ancora meglio. E da lì ho avuto la grande fortuna di poter conoscere anche la famiglia e si è legato un rapporto, insomma, di collaborazione e anche di grande affetto. La famiglia, sappiamo che la figlia Paola è una ricercatrice importante e vive a Trieste, ma sappiamo anche che tu con la moglie di Gianni Roddari hai instaurato un rapporto particolare, perché siete anche abbastanza vicine di casa. Beh sì, perché io ho abitato anche a Monteverde Vecchio in quegli anni della costruzione della mia tesi, quindi era proprio qualche palazzo accanto a mio. Oggi sono tornata a vivere il quartiere, sono cresciuta che Trullo, e continuo a vederla, continuiamo insieme, anche alla sua grande pazienza e devozione, dobbiamo dire, di mettere in ordine e aggiornare quella che è la biblioteca privata di Roddari. Ecco, Ilaria Capanna, tu sei una giovane giornalista e scrittrice tra le più importanti conoscitrici e raccontatrici di Gianni Roddari. I tuoi articoli su Left hanno aggiunto sempre qualcosa di particolare e di nuovo. Mi riferisco all'articolo che hai pubblicato recentemente, proprio relativo al Gianni Roddari, capace di raccontare favole, ma anche capace di suscitare negli altri, piccoli e grandi, il desiderio del gioco. Un gioco che in qualche modo in questi giorni così difficili stiamo riscoprendo, quasi quasi un gioco domestico e intergenerazionale all'interno delle nostre case, Ilaria. Sicuramente il gioco delle parole, insomma, con il suo ritmo e attraverso anche le sue filastrocche, è un linguaggio completamente rivoluzionario. Il primo a raccontarci della realtà, di fatti, cronaca, realmente anche avvenuti,
attraverso elementi fantastici, quindi potendo far conoscere anche i bambini, anche più piccoli, quello che era il vissuto di quel momento storico. Sicuramente questo è stato a livello pedagogico importantissimo. E poi il gioco, per quanto riguarda invece il gioco reale, non solo quello attraverso appunto parole o rime, e sicuramente è stato un uomo che ha sempre proposto l'idea del gioco, ma l'idea proprio del gioco fisico, non solo quello linguistico. Le sue ricerche sul gioco sono state tante, lo sport, insomma, voi appunto insomma, siete un esempio di quello che lui ha potuto dire e scrivere, e lo state cercando di far conoscere. Infatti io avevo piacere di far vedere anche un libro del 79 in cui i Rodari va in Ursa, in Russia, insomma, e dove fa una grande ricerca, è stato circa un mese, su quelle che sono state le abitudini dei bambini dell'Europa dell'Est, e riesce a comprendere insomma quanto i giochi sono fondamentali sia per i bambini che vivevano nell'Europa dell'Ovest e nello stesso modo per i bambini che vivevano nell'Europa dell'Est. Ma il gioco come momento sicuramente di crescita, anche questo che ha sempre sottolineato. Ecco, Ilaria Capanna, il gioco è questo elemento che passa dal gioco allo sport, all'attività motoria, unisce l'esperienza di Gianni Rodari a quella della WISP. Erano i primissimi anni 50, Gianni Rodari era l'animatore della rivista Il Pioniere e prima ancora aveva realizzato un manuale del Pioniere, un manuale di oltre 200 pagine in cui declinate con uno sfondo, un ambito di pedagogia laica, lui si rivolgeva agli educatori che poi avevano in consegna i bambini, immaginiamo l'Europa della ricostruzione del dopoguerra, e lui attribuiva un ruolo molto importante proprio allo sport e anche alla WISP. Ecco, questa pedagogia al contrario, Ilaria Capanna, cioè prendere lo sport olimpico, lo sport dei campioni, rovesciarlo, un po' come faceva per le favole, ed è sostanzialmente quello che sta facendo, che faceva e sta facendo la WISP. Forse è questo il legame, che ne dici, Ilaria? Lo sport come gioco popolare, nel senso proprio come un rapporto di, cioè, un incontro. Quindi attraverso il gioco e lo sport una crescita era sicuramente questo. Adesso a me fa piacere anche leggervi qualcosa che sicuramente come ricerca è da poter fare e sicuramente facilmente può essere trovabile questo libro in cui, che si intitola La scuola di fantasia, in cui ci sono molti articoli di Gianni Rodari. E qui qualche riga sul gioco, ecco, il gioco non lasciamolo passare in seconda linea di fronte ad altre attività perché è importante quanto le altre attività. È collegato con tutte le altre attività. Molto bello. Ilaria, l'idea del gioco per Gianni Rodari era collegata all'idea di una sorta di pedagogia libera e una pedagogia improntata non sull'austerità, sulla costruzione, ma sul divertimento. Sì, sì, era sicuramente, ha sempre detto che era molto più... Era più facile poter insegnare attraverso una risata a un bambino e quindi sicuramente questo l'avrebbe aiutato a risolvere anche molte altre cose. Questo è sicuramente l'insegnamento che ci ha dato, è quello di poter comprendere attraverso appunto le risate, le favole e il gioco tanti temi. Ecco, per proprio attraversare un po' l'opera di Rodari che tu conosci, hai studiato e racconti sulle colonne di Left, ci hai detto che tu hai frequentato una scuola molto importante per la formazione di Gianni Rodari, che è la Carlo Collodi, che si trova in un quartiere, il Trullo, molto popolare di Roma, che per un anno intero Gianni Rodari frequentò e fu fonte di ispirazione. Sì, per circa un anno, soprattutto insomma iniziò nella primavera del 1964, ci furono degli appuntamenti, Rodari si recò in questa scuola un po' a sorpresa
per la maestra Luisa Bucchetti, che era l'insegnante di questa classe con cui sviluppò questa favola moderna e che conosceva attraverso le riunioni che già si facevano col movimento di cooperazione educativa. Rodari la stimava molto, aveva anche l'interesse, insomma la curiosità di conoscere nuove scuole, perché la figlia Paola l'anno seguente avrebbe dovuto iniziare appunto le scuole elementari, quelle che noi conosciamo oggi come primarie, e quindi andò un po' a sorpresa, e si fece trovare sulla porta di questa classe, la maestra Biggiaretti, e la maestra anche, insomma, ne fu colpita. Lui disse: sono venuto, insomma, per conoscere la tua classe, e con i bambini, le bambine di quell'anno, di quella classe, costruì questa famosa storia che è La torta in cielo, e di cui aveva già in testa il titolo, ma che furono poi i bambini a dargli tanto del contenuto che troviamo in quelle pagine, perché i bambini gli fecero conoscere quel quartiere. I bambini gli raccontarono un po' i personaggi più stravaganti del quartiere, un po' anche quello che erano l'urbanistica del quartiere, e insieme a loro in diversi appuntamenti creò questa favola moderna, appunto attraverso un tema reale con elementi fantastici. Lui ci racconta di un periodo storico, e fu un esperimento sicuramente importantissimo, perché Rodari ha frequentato tantissime, insomma è andato più volte in scuole italiane e anche estere, però in quell'occasione, in quella scuola, insieme appunto a una maestra sicuramente molto brava, rivoluzionaria anche lei, è riuscita a scrivere le favole più importanti che ci ha lasciato. Ecco, ci hai parlato del movimento Cooperazione Educativa, un movimento che creava un asse di pedagogia libera, laica, un po' controcorrente. Gianni Rodari, Malaguzzi, Frato, cioè Francesco Tonucci. Ecco, ci puoi un po' ricostruire e collocare anche storicamente il clima di quegli anni di cui Rodari fu un animatore? Malaguzzi e Tonucci, il rapporto più importante, poi che ha continuato ad avere anche con Tonucci, negli anni successivi, è creato a Reggio Emilia, quando si è costruito poi quello che è stato il libro, due anni dopo ha costruito quelle giornate di Reggio Emilia nella grammatica della fantasia. Quindi l'incontro tra queste figure così importanti hanno dato modo di poter attivare quelle che erano delle ipotesi di costruzioni di favole che già Rodari negli anni precedenti, al 72, aveva cominciato a proporre un po' appunto attraverso i giornali, l'Unità, Paese Sera e attraverso altre ricerche, e quelle giornate di Fantastica, insieme appunto alla quella che era la grande personalità anche di Malaguzzi. Ilaria Capanna, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza, ringraziamo anche Francesca Spanò che ci sta assistendo alla regia, e questa conversazione è stata molto interessante, e ti ringraziamo e ti auguriamo buona fortuna e buon lavoro, Ilaria. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.